Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Allora, bentornati ai presenti reali e ai molti presenti virtuali sulle frequenze del nostro caro incontro biblico sul Vangelo di San Marco. A me, sì, personalmente, ogni volta che c'è la possibilità di leggere e meditare sulla Sacra Scrittura, sono le giornate più belle, perché è sempre molto affascinante, ecco, tornare alla fonte, sentire le parole stesse di Gesù e anche cogliere alcuni aspetti belli, insomma, dei Vangeli. Oggi questo è il quinto incontro che facciamo dopo la parte introduttoria. La volta scorsa, vi ricordo, abbiamo concluso la prima parte del Vangelo. Siamo fermati alla famosa confessione di Pietro, 8:29. Voi vi dite che io sia, io dico che tu sei il Cristo. E li ammonì che non parlasse di questo a nessuno. Questa è una cesura che determina, lo ripetiamo per l'ennesima volta, la fine della prima parte del Vangelo, che poi rimanda alla confessione del centurione. Quest'uomo era veramente il figlio di Dio. Vi ricordo l'inizio del Vangelo di Marco, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Cristo cioè Messia, figlio di Dio, quindi Pietro e il centurione. Adesso si apre la seconda parte. Io non riprendo lo schema, quindi vi ricordate, abbiamo fatto uno schema bipartito per vedere il Vangelo. C'era il trittico iniziale, la prima grande parte. Oggi comincia la seconda parte, il discepolo, poi vedremo i discorsi a Gerusalemme, i discorsi scatologici, la passione di Gesù, e poi c'è il trittico finale che parla della risurrezione, compresa la parte dopo il versetto 8, che alcuni dicono che sia un'aggiunta posteriore, come ricorderete. La seconda parte, a suo tempo, la intitolammo come titolo generale il Vangelo di Gesù, figlio dell'uomo, che forma i discepoli e nella passione e morte manifesta paradossalmente la sua profonda identità di figlio di Dio. Chiaramente cominceremo oggi col vedere i discepoli, cioè il Vangelo di Gesù, figlio dell'uomo che forma i discepoli. A mio avviso sta parte del Vangelo è quella più bella e più interessante, perché si vede proprio come Gesù concepisce il suo essere, l'essere discepolo di lui. Vedremo nella parte finale, San Pietro, d'accordo con San Marco, hanno fatto un capolavoro, veramente, hanno fatto proprio una sintesi. La bellezza dei Vangeli è proprio questo qui, cioè che hanno preso tutto quanto il materiale, ovviamente reale ed esistente, e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, insomma, perché delle volte sono veramente dei capolavori. Cioè io, per esempio, questa è una piccola parentesi, mica lo so quanto fossero coscienti gli evangelisti stessi di tante cose che hanno, perché veramente ci stanno dei piccoli capolavori che, dici, a quei tempi, insomma, quanto erano intelligenti, insomma, quanto erano votati, insomma, cioè, si vede, a mio avviso, proprio un'operazione divina, perché la sequenza, l'ordine dei brani, la disposizione, cioè parla prima ancora del contenuto di alcune cose particolari che poi si vedono. No, comunque, anche questo, diciamo, anche questa sezione si può dividere in tre parti. Le vedremo la prima oggi, la seconda, credo, nel prossimo incontro biblico, che sarà in Quaresima inoltrata, quindi prima di Pasqua, che so che è l'attività di Gesù a Gerusalemme prima della passione. Dovremo fare un pochino una piccola corsetta, e poi la passione e la morte di Gesù, perché l'ultimo incontro sarà ad aprile, il secondo mercoledì d'aprile, in pieno tempo di Pasqua, dove vedremo il trittico finale dedicato alla risurrezione. Poi a maggio abbiamo la Madonnina, e quindi tutta l'attenzione a maggio la spostiamo sulla Beata Vergine Maria. Comunque oggi ci fermeremo, adesso cominceremo a vedere un po' la composizione di questa prima parte della seconda parte, la via del figlio dell'uomo e la sua sequela. Quindi, chi è, in altre parole, il discepolo di Gesù? A che cosa va incontro? Ecco, se vogliamo proprio essere precisi. Allora,
è suddiviso in questo modo. Faccio prima una presentazione globale, poi come sempre prenderemo alcuni passi, i più significativi, e li approfondiremo insieme. Allora, subito dopo l'annunzio, la professione di fede di Pietro, a scanso di equivoci, dice: ah, io sono il Messia. Ricordatevi tutto quanto il contesto del Vangelo di Marco, il segreto messianico: Gesù non voleva essere riconosciuto come Messia perché si aspettavano che il Messia era il nuovo Davide. Ricordate anche che questo quasi certamente è stata la causa del tradimento di Giuda, cioè la delusione di un Messia diverso da quello che lui si aspettava, che era era molto molto diffuso in Israele, questo grande nuovo Davide che caccia i romani e che restaura il regno di Israele con la gloria in tutto il mondo, prende il posto dell'impero romano, proprio questo era proprio il massimo dell'attesa. Quindi subito dopo, riconosciuto così, a scanso di equivoci, annuncio della passione, immediatamente. E qui anche San Marco, come vedremo, come anche San Matteo, mostra la caduta di Pietro, che si dice nel nostro linguaggio, dalle stelle alle stalle, cioè passa da quello che prima riconosce Gesù a che la dice grossa quanto una casa, si becca bella suonata, insomma, da parte di nostro Signore. Questo contesto del riconoscimento di Gesù come Messia e di chiarimento subito della passione e degli equivoci possibili dà a Gesù la possibilità di formulare il vademecum del discepolo. Chi è? Chi mi sei? A quali condizioni tu puoi dirti mio discepolo? Le enuncia e le spiega. Quindi vedete, questo è proprio, vedete come, questo è l'overture di tutta quanta questa sezione. Quindi questo discorso può essere approfondito in questi capitoli, in questi due capitoli, 9 e 10. Poi c'è l'episodio della trasfigurazione. Non approfondiremo la trasfigurazione perché siamo nell'anno B, lo stiamo facendo apposta al Vangelo di San Marco, quindi tra 3 domeniche, perché domenica è l'ultima del tempo ordinario, poi abbiamo la prima e la seconda di Quaresima. Ricorderete che la seconda domenica di Quaresima è la domenica della trasfigurazione, tutti i cicli liturgici, quindi ci avremo la trasfigurazione secondo Marco, avremo modo di approfondire i tratti caratteristici della trasfigurazione di Marco. Poi c'è una transizioncina sulla domanda su Elia, approfondiremo questa qui perché ci dà la possibilità di riflettere su un tema delicato che è l'interpretazione delle profezie anche bibliche, che è un tema molto molto delicato, perché le profezie sono tutte vere, il problema è che bisogna interpretarle, bisogna capire che significa, ecco, vedremo alcune cosette. Poi altro episodio molto costruttivo è l'epilettico indemoniato, e vedremo soprattutto attraverso l'ausilio di questo bel librone qui che è la Sinossi, come questo è un episodio riportato da tutti i sinottici, ma San Marco ci indugia parecchio, come in tutte quante le cose che riguardano un pochino i diavoli, anche questo l'abbiamo imparato dal Vangelo di Marco. E poi il secondo annuncio della passione, vedete, in questa sezione dedicata ai discepoli Gesù ritorna, perché questo tema dell'annuncio della passione, a cui i discepoli sempre una volta fanno finta di non capire, altra volta si intristiscono, altra volta si agitano, quindi questa è una cosa che dentro la capa faceva difficoltà entrare, quindi 3 annunci, uno non basta, capite? Anche quando i preti fanno sempre le stesse prediche, lo sapete come fa, perché siccome tutte le capre sotto osta, tutte quante le orecchie sono simili a quelle dei mercanti, allora tu lo ripeti, non ce faccio più a sentirti, allora vuol dire che il concetto è passato, no? Ecco, altro passaggio molto edificante, lo vedremo poi ripreso 2 volte in questo Vangelo, in questa sezione con 2 sfumature diverse, è quello sui piccoli, sui bambini, sull'uso del nome di Gesù e sullo scandalo. Io vi dico subito che San Marco, fra tutti i sinottici, è quello che più approfondisce in maniera molto severa il tema dello scandalo, che è una cosa gravissima. La questione sul divorzio, tema di strettissima attualità, che ci hanno fatto la testa, insomma, con tutti questi discorsi che non ce la facciamo più. Di nuovo il tema di Gesù e dei bambini, e poi comincia, come vedremo,
l'ultima sezione, lo show, il capolavoro, perché qui ci sono tanto una serie di episodi che fanno comprendere direttamente chi è il discepolo di Gesù. C'è il giovane ricco anzitutto, l'intermezzo del terzo annuncio della passione, poi c'è la domanda dei figli di Zebedeo e l'insegnamento di Gesù sul servizio, e poi la sezione si chiude col cieco di Gerico, che è proprio veramente un capolavoro. Il cieco di Gerico è l'emblema della perfetta conversione e della perfetta seguita di Gesù. È evidentissimo che sia così, si vede proprio benissimo, e lo vedremo, se il Signore ci aiuta, insomma, di alla fine, approfondendo. Allora, andiamo adesso rapidamente nella parte più bella. Avere pazienza, che è sempre bene un pochino introdurre, perché sennò diventa molto molto difficile poi seguire. Allora, noi approfondiamo anzitutto l'annuncio della passione e le condizioni per seguire Gesù. Io vi leggo il testo, ovviamente prima nella traduzione CEI, e se c'è qualche puntualizzazione della traduzione letterale, ve la faccio poi vedere dalla sinossi. Allora, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Allora, ci sono alcune particolarità e alcune cose che riprenderemo nel senso proprio letterale, d'accordo? E anzitutto, notate la scena del primo annunzio. Il contrasto, no? Gesù fa quel discorso apertamente a tutti, annuncia la passione. Pietro lo prende in disparte, in pubblico e in privato. Quindi a uno a uno, c'è questo chiaro contrasto. Perché Gesù dice una cosa apertamente? Perché questa la mette bene in testa, non ci sono segreti, non ci sono bluff. Cioè, Gesù non ci fa sorpresa, non inganna come fanno a volte i politici e gli uomini che ti promettono la luna e poi c'è la sorpresa. No, Gesù non ci sono sorprese, Gesù gioca a carte scoperte. Vuoi venire dietro di me? Io vado incontro a questo, sappi che tu andrai incontro a questo. Non promette vita, come dire, serena, felice sì, ma senza problemi, senza sofferenze, senza problemi, senza persecuzioni. Questo è un altro Vangelo. Quindi chiunque predica un Vangelo, un Cristo senza croce, rimando l'intervento del Papa che mi colpì molto in occasione della festa dell'esaltazione della Santa Croce, fece un bellissimo discorso su Cristo senza la croce e la croce senza Cristo pure, che sono due assurdi, due contraddizioni in termini, capito? È molto importante. E allora attenzione ai gesti, vi ricordate un altro aspetto del Vangelo di Marco, fare attenzione alla gestualità. Egli si volta, immaginate la scena, no? Lui parla davanti a tutti, Pietro se lo porta da una parte e gli fa: oh, senti un po', ma che dici? Vai, vanno in croce sotto. Lui si gira, si volta e guarda tutti e a alta voce: lungi da me. Lui voleva fare umma, e invece no, gli deve fare un rimprovero pubblico perché tutti devono capire e perché anche lui se lo deve ricordare. Perché i rimproveri pubblici non si fanno ordinariamente per non mancare alla carità, a meno che non mi si tratti di edificare tutti quanti e di mortificare chi ha sbagliato, perché se lo deve ricordare per bene che l'ha detta proprio grossa, d'accordo? E la traduzione letterale è: va via da dietro me, Satana. Cioè, è l'immagine
proprio classica della tentazione, sapete, no? I segnini che ci facevano anche il catechismo, che chi è la tentazione? Che tu c'è l'angioletto che te bisbiglia alle orecchie delle cose che non vanno bene, no? Cioè, in quel momento Pietro sta facendo, ovviamente non lo sapeva, ma sta facendo il portavoce di Satana. Questa è una cosa che dobbiamo, io vi assicuro da prete, che ci sono molti portavoce di Satana. Il portavoce di Satana, tu dici, che schifo, chi lo sa che fa? No, il portavoce di Satana è quello che ti sconsiglia la via della croce. Avete visto che gli indemoniati, quando gli metti davanti il crocifisso, danno de matto, non lo possono manco guardare, capito? Quindi non è un caso questo qui, no? Perché la croce, che effettivamente è una realtà per noi difficile e dura, però è la salvezza dell'umanità. Non c'è salvezza senza la croce. Ma tra poco arriva la Quaresima, questo dobbiamo mettere bene in testa, non c'è. E quindi sapete che la via dell'inferno è larga, in discesa, lastricata di ogni ben di Dio, piaceri, divertimenti, eccetera eccetera. La via del paradiso non è così. Gesù lo spiega, è stretta, angusta, salita, ci stanno le spine, ci stanno le difficoltà, ci sta il burrone vicino. Quindi attenzione, perché tutti i papi hanno sempre attenzione, perché oggi c'è da più da qualche parte la tentazione di riformulare una sorta di strano Vangelo, che il Vangelo cosa significa? Che tutti dobbiamo essere felici e contenti, che scompaiono tutti i problemi, che non c'è più la povertà. Di Vangelo ultra apocrifo questo qui, mai sentito, non è il Vangelo di Gesù Cristo. E poi spiega, attenzione, prima parla ai discepoli, Pietro lo prende in disparte, parla ad alta voce davanti a tutti, poi che fa? Convoca la folla, dice attenzione, adesso questo è per tutti questo qui, mettiamoci subito d'accordo, fermi tutti, alt, siete tutti quanti affascinati, faccio tanti miracoli, scaccio i diavoli, faccio delle bellissime prediche, attenzione, volete venire da me? Ecco, bene, se volete venire di me, il trittico del discepolo, rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire. Sulla croce l'abbiamo già ben identificato, non esiste se quella di Gesù senza la Santa Croce. Sapete, quando si parla di Santa Croce sono le sofferenze, tutte le sofferenze della vita, però attenzione, perché siano croce e non maledizione, vuol dire che la sofferenza io l'accolgo per amore di Dio, avendone illuminato il senso. La croce di Gesù, Gesù si è salito per liberarci e per salvarci dai nostri peccati. Cioè, io devo essere assolutamente convinto che ogni forma di tribolazione, di sofferenza che la vita mi mette davanti, o che Quaresima insegna, tipo digiuno, tipo elemosine. A proposito, leggete la bellissima lettera, l'ho letta stamattina, che il Papa ha scritto per la Quaresima, che è veramente bella, merita, sul digiuno, sull'elemosina soprattutto, e sulla preghiera in questo tempo. Chiusa parentesi. E è croce ogni sofferenza vissuta per amore di Dio, sia quelle che ci mette davanti la vita, quindi senza la nostra volontà, sia quelle che il cristiano si prende non perché gli piace soffrire, ma per amore di Dio e come strumento di purificazione dei nostri peccati, soprattutto quella per antonomasia e il digiuno. Rinnegare se stessi vuol dire tante cose, d'accordo? Rinnegare se stessi è un fatto assolutamente mentale, cioè, capite? Cioè si tratta di cambiare forma di pensare, cioè io non mi conosco più in una forma di pensare meramente umana. Che San Paolo riprende il discorso della croce, umanamente parlando la croce è pazzia, d'accordo? Chi è che va a morire in croce? Dei miei matti, d'accordo? Cristianamente parlando è sapienza, e così vale per tantissime altre cose. Rinnegare se stesso vuol dire anche smettere di pensare a sé come primo oggetto degli interessi, perché il discepolo di Gesù pensa a curare gli interessi di Gesù e pensa al bene delle anime, non pensa a se stesso. Quindi è proprio questo movimento del salvare la propria vita, d'accordo, o perdere la propria vita. Qui dice che giova l'uomo a guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Bellissimo, no? La salvezza dell'anima, questo è un tema che San Pietro riprende molto, Adorazione del Giovedì l'abbiamo visto. Mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. La salvezza dell'anima è un tema molto molto caro all'Apostolo San Pietro, no?
se tu c'hai tutto e perdi l'anima, cioè il senso della seguita di Gesù e anche il perdere la vita nel senso di smettere di seguire una forma di vita appiattita sull'idea della mondanità, è certamente in vista della salvezza dell'anima. San Paolo, che è un altro apostolo, dice attenzione, perché se Cristo non è risorto, cioè non esiste la vita eterna, se la vita si finisce col pianeta Terra, San Paolo dice noi siamo da compiangere più di tutti gli uomini, perché dice proprio testualmente se Cristo non è risorto, testuali parole, mangiamo e beviamo perché presto moriremo. Ti fai una bella magnata? Non è una grande felicità, ma perché qualche cosa ti fa la magnata. Ti fai una bella bevuta? Cioè, non è una grande felicità, ma meglio di niente. Tanto se tra 50 anni ti hanno dato un metro di terra, almeno tutto quel poco che è buono la vita mette davanti, me lo pigli. Il famoso carpe diem. Noi non ce lo prendiamo, non perché siamo stupidi, d'accordo? Dice, sapete come dicono i mondani, ogni lasciata è persa. Ma perché sappiamo che c'è qualcosa di più grande, non solo dopo, ma anche qui, d'accordo? Perché anche qui ci stanno cose più grandi della magnata e della bevuta, non soltanto in paradiso. Ecco, ok? E poi attenzione, chi si vergognerà di mettere le mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli e con i santi suoi, gli angeli santi. Questo è il peccato del rispetto umano a cui dobbiamo fare molta molta attenzione. Noi non ci vergogniamo di seguire Gesù, né di avere una mentalità differente da quella del mondo, e né tantomeno di presentarci come amici della croce. Ecco, ci si vergogna, noi ci vergogniamo soltanto dei peccati commessi, altro di cui vergognarci non ne abbiamo. Altro punto da approfondire è la domanda su Elia. Allora lo leggiamo: mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Questo è il segreto della trasfigurazione. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Ecco il punto che ci interessa. E lo interrogarono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E gli rispose: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Qual è il senso di questo passaggio? E chi è Elia? Allora, nell'Antico Testamento, nella tematica del giorno del Signore, il giorno del Signore era il giorno in cui il Signore avrebbe fatto visita al suo popolo, mandando anche l'atteso delle genti che era il Messia. Dice: prima che però verrà il Messia, verrà Elia. Voi sapete che Elia è un personaggio misteriosissimo, perché Elia ed Enoch, credo che qualche altra volta abbiamo già visto, Enoch addirittura stanno quattro righe nel libro della Genesi, poi sparisce, sono persone umane che, a quanto narra la Bibbia, non sono morte. Il Signore la prese e nessuno sa che fine hanno fatto. Tutto. C'è stato strano. Allora, la profezia del ritorno di Elia era intesa nell'ambiente ebraico alla lettera, cioè nostro Signore lo fa uscire da questo posto misterioso dove l'ha collocato, che nessuno sa dove sta, e ritorna. Sapete che lì era un bel ciclone, insomma, bello ruspante, bello, insomma, che, e prepara le porte all'avvento del Messia. Quindi c'era questa concezione letteralistica del ritorno di Elia. Ma chi era l'Elia? Chi è che ha svolto la funzione di Elia ai tempi di Gesù? San Giovanni Battista, che è il nuovo, come Elia è stato il primo grande profeta dell'Antico Testamento, perché Gesù dice tra i nati di donna non è sorto nessuno più grande di San Giovanni Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, perché San Giovanni Battista è il vertice di tutto l'Antico Testamento. Cioè la profezia nell'Antico Testamento comincia con Elia e si chiude con Giovanni Battista, che è il nuovo Elia che prepara il Nuovo Testamento. Perché il più piccolo regno è più grande di lui? Perché c'è il Nuovo Testamento, perché con Gesù c'è il compimento dell'Antico, e quindi l'ultimo dei battezzati, sta dicendo Gesù, è più grande di San Giovanni Battista, perché è battezzato, perché c'è la grazia santificante. D'accordo? Ecco. Allora qui attenzione, il discorso delle profezie.
anche quelle bibliche, state attenti, ve lo dico anche per il vostro bene, non so quanto voi, credo anche gli ascoltatori online, in giro ci sono tanta una serie di profezie bibliche anche neotestamentari, specialmente nel libro dell'Apocalisse, che sono criptiche, sono misteriosissime e chiaramente vanno interpretate. Allora, sulle interpretazioni delle profezie nel corso della storia c'è stato di tutto e di più, perché per esempio la profezia di Elia, certo, se uno fosse stato molto molto intelligente come dentro San Giovanni Battista poteva venirgli la domanda, ma non è che questo Elia, ma chi poteva essere certo che il senso della profezia di Elia era da attribuire proprio alla persona di San Giovanni Battista? Nessuno. Se non l'avesse detto Gesù, se non l'avesse data lui l'interpretazione autentica, guardate che Elia era lui. Quindi non vi aspettate che ritorni Elia sulla terra, perché è già venuto. E io sono il Messia, e di me, cita il profeta Isaia, è scritto che dovrò soffrire ed essere disprezzato. Altre profezie su di lui. Ma voi sapete che Israele, io quando andai a studiare l'ebraico a Gerusalemme, c'avevo un professore di ebraico, madrelingua ebreo di Londra, e c'eravamo io, eravamo due o tre seminaristi, c'era anche un prete con noi che era il nostro vice lettore a studiare ebraico, e poi c'erano altri ragazzi, no? E a un certo punto ha cominciato a parlare dei quattro canti del servo di Yahweh, di cui si parla nel profeta Isaia, sono quelli che si leggono durante la settimana santa, che è venuto anche a messa alla celebrazione del venerdì santo, disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. E sapete che gli ebrei ancora non lo sanno chi è il servo di Yahweh, chi è questo qua che... Cioè, certo, quando uno vede Gesù sul mio dosso, hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi socchi, insomma, disprezzato, reietto dagli uomini, insomma. Però anche lì, capite? Cioè, chi l'ha detto che è Gesù? Loro non ci credono che è Gesù. Infatti, però attenzione, l'ebreo madrelingua lo dicevano, qui ci stanno i preti, i seminaristi, loro pensano che il servo di Yahweh sia Gesù Cristo. Lo sanno che noi pensiamo che sia Gesù Cristo, perché quelle profezie calzano perfettamente alla persona di Gesù Cristo. E poi lui stesso l'ha spiegato agli apostoli, come vedremo, dopo la resurrezione. Però potrebbe essere qualcun altro in teoria, sì, d'accordo, se ti fidi dell'interpretazione autentica di Gesù Cristo. Quindi il mondo delle profezie è un mondo volutamente etereo, d'accordo, perché il futuro Dio non ce lo vuole svelare, perché se ce l'avesse voluto svelare ce lo svelerebbe in maniera chiara. Però perché fa le profezie? Perché con il senno di poi e con l'interpretazione autentica tu puoi, come dire, verificare la veridicità della parola di Dio. Però chi ti guida in questa interpretazione autentica? O il nostro Signore Gesù Cristo, adesso che lui non parla più, c'è Santa Madre Chiesa, per cui quando non si espone Santa Madre Chiesa, cioè quasi mai, andare sempre, uno può leggere tutto quello che gli pare, siamo liberi, siamo adulti e vaccinati, ma fare sempre estrema attenzione. Quando si sentono delle cose strane, stravaganti, e guardate che dalle nostre parti anche ce ne stanno delle cose strane e molto stravaganti, no piedi di piombo, piedi d'acciaio. Ecco, questo perché capiamo come il Vangelo è anche un pochino attuale. Questo è un tema molto molto importante e delicato. Allora, l'epilettico endemoniato, qui si vede benissimo, guardate, vi faccio vedere, se lo vedete un po' da lontano, guardate, questi sono i sinottici, no? Così capite come è fatta la sinossi. La colonna di destra è Matteo, la colonna di centro è Marco, la colonna di sinistra è Luca. È lo stesso episodio del Vangelo, vedete come gli altri due lo raccontano en passant. Marco è indugia cosa, così, capite, no? Perché tutta quanta la parte centrale, no? Qui c'è sta questo qui, sto povero ragazzino portato da mio figlio costruito da uno spirito muto, quando il diavolo lo afferra lo butta per terra, spuma, di grigna i denti, ne fa tutti, si rigidisce, ho detto ai discepoli di scacciarlo ma non ci sono riusciti. E qui Gesù dice: o generazione incredula, fino a quando starò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi, portatelo da me. Quindi Gesù ci ha avuto un po', dice, Gesù è riusciti perché non ci credo, non credono nella potenza del mio nome e non credono, come vedremo, non soltanto in questo. Ecco, alla vista, vedete,
altro tema tipico di Marco, appena gli indemoniati lo vedono a Gesù, già che lo vedono, manco se fiata, già cominciano a agitarsi. Vi ricordate quell'episodio bellissimo, no? Di quando lui andò in un contesto, non stava scacciando nessuno, d'accordo? Non era andato a fare un esorcismo. E quello, un demoniato, subito già... Ah! Che, ma chi ti sta di niente? Però lo vedono, già si agitano, pure se non gli dice niente. Capì? Quindi perché i diavoli sentono la puzza dell'acqua santa. Ecco. E qui tutta quanta la parte, diciamo così, diagnostica, no? Qui Gesù insegna agli esorcisti è come si fa l'esorcismo. Come si fa, perché l'esorcista non è soltanto che fa l'esorcismo, deve fare prima un colloquio dove capisce la situazione, è come una visita medica, no? Dice, da quanto tempo succede questo, che succede, che quali manifestazioni c'ha dall'infanzia, lo butta nel fuoco, tutta questa parte centrale è tipica di Marco. È bellissimo però quello che dice, no? Ma se tu vuoi qualcosa, versetto 22, abbi pietà e aiutaci. La risposta che dà Gesù è fenomenale. Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Bellissima risposta. E bella anche la risposta del padre, del fanciullo: credo, aiutami nella mia incredulità. Quindi è bella questa frase qui, perché la dinamica della fede è fatta così, cioè noi, se anche tu senti di non avere quella propria fede assoluta, puoi esercitare la fede come un atto di volontà, cioè in quel credo non c'è una professione di fede in atto, ma è come se questo dicesse: voglio credere. Non ci riesco a fare un atto pieno di affidamento, ma lo voglio, e quindi aiutami. E Gesù lo guarisce. Per questo che la Chiesa ha sempre insegnato che la fede non è semplicemente un atto del sentimento, ma è un atto ragionevole dell'intelletto, illuminato dalla rivelazione, sostenuto però dalla volontà, perché anche se la cosa non ti sembra, dice, cioè, starebbe, insomma, siamo sicuri? È la volontà che colma questa distanza, dice vai, fidati. E Gesù guarisce subito, spirito muto e sordo te lo ordino, esci e non vi rientrare più. Poi i discepoli gli chiedono in privato, dice, ma come mai non abbiamo potuto scacciarlo? Ecco qua una bella risposta: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Il Vangelo di Matteo, per la verità, aggiunge: se non con la preghiera e il digiuno. Quindi la potenza della preghiera è fondamentale anche per ottenere la liberazione dai diavoli, specialmente da certe specie di... cioè quello che Gesù prospetta sono delle situazioni di particolare incidenza dei mali di origine satanica che hanno bisogno di molta e fervorosa e fervente preghiera per essere risolte. Ecco perché ricordate sempre, dinanzi a qualunque situazione di vita che a noi ci capita, noi abbiamo sempre una soluzione possibile a portata di mano, che è la preghiera, che apre anche le porte che sembrano maggiormente sbarrate. Poi andiamo a vedere gli altri brani. Ritorno di Elia, il fanciullo indemoniato e adesso il più grande dei discepoli. Questo episodio sarà ripreso più avanti dalla benedizione dei bambini e più avanti ancora dalla domanda dei figli di Zebedeo. Lo vediamo subito perché. Giunsero intanto a Cafarno e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Guardate che qui gli apostoli non fanno una buona figura, eh? Ed essi tacevano. Immaginate, avete visto, no? Beccati, come ce la fa? I vaghi. Per la via, infatti, hanno discusso tra di loro chi fosse più grande. Alla domanda dei figli di Zebedeo, che è un episodio noto, lo ricorderete, esagerano proprio. Dice: ah, io voglio stare io a destra e lui a sinistra. Perché insomma, i figli di Zebedeo, cioè, chi fosse più grande, allora lì cominciamo a essere più grandi. Allora c'è San Pietro, che era il Papa. Poi c'era San Giovanni, che era il prediletto. Poi c'era, mi ricordo, c'era Bartolomeo, che era il più anziano, d'accordo?
Poi c'era Giuda che era il più colto, sembra che fosse il più istruito di tutti quanti. Allora, chi è? Chi è il numero uno? Prendi il bimbo, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie, non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Quindi questo è un insegnamento fondamentale del Vangelo, eh? Voi sapete che nella Chiesa Cattolica anche il Papa, che di per se stessa è l'autorità più grande che esiste sulla terra, anche se non la riconoscono come tale, ma sappiate che c'è un'antichissima sentenza del diritto canonico, divinamente fondata, che dice questo qua: prima sedes anemine judiceatur, cioè la prima sede non può essere giudicata da nessuna autorità umana, perché il Papa di per sé è soggetto solo al giudizio di Dio. I laici oggi possono stracciarsi le vesti, ma quello che gli pare. Chiaro che se il Papa dovesse commettere un reato oggi, lo processano, lo mettono in galera, d'accordo? Ma di per sé, cioè, perché l'autorità anche nella Chiesa è una cosa grossa, perché riflette, impersonifica, anche se chiaramente indegnamente, poi è il compito di chi la occupa di essere all'altezza della situazione, perché chi la occupa deve essere uguale al nostro Signore Gesù Cristo, uguale, deve tendere alla conformità con Gesù Cristo, però deve vivere con l'autorità, con lo Spirito del Signore, perché lui era il più grande di tutti, ma non si è fatto il più grande di tutti, ma si è messo al di sotto di tutti, capite? Ecco perché il Papa, penso che sappiate, che si chiama tecnicamente Servus Servorum Dei, cioè è il servo dei servi di Dio. Cioè, voi sapete che la Chiesa è una gerarchia, d'accordo? La Chiesa è una comunione gerarchica. La comunione gerarchica potrebbe essere immaginata come una piramide, no? Cioè il vertice, la base, e poi si sale i parroci, i vescovi, i cardinali e il Papa. È giusto o no l'immagine della piramide? Sì, però bisogna capovolgerla. Quindi, perché, nel senso che il numero uno è l'ultimo in quanto è a servizio di tutti. Nella Chiesa funziona così. Ecco, anche se certamente poi il vivere questa dimensione dipende dalla coerenza e dalla fedeltà di coloro che occupano i ruoli gerarchici, d'accordo? Che è loro compito e impegno assumere le funzioni di Cristo servo. Voi sapete che prima di diventare preti, facciamo una piccola storia, si diventa sempre diaconi. Oggi nella Chiesa esistono anche i diaconi permanenti, no? Ma sapete perché prima di diventare preti si diventa diacono? Il diacono non è un sacerdote, perché il diaconato è per il servizio, ma il diacono è il sacramento che ti rende conforme a Cristo servo, perché vuol dire che prima di diventare prete tu devi diventare diacono, cioè il tuo essere prete, e poi potresti pure diventare vescovo, perché l'ordine è diaconato, presbiterato, episcopato. Ma il fatto che il diaconato sia il primo vuol dire che tu farai il prete da diacono, il vescovo da diacono, il cardinale da diacono, e se ci diventi papa, il papa da diacono. Quindi il servizio è la base del ministero sacro nella Chiesa cattolica, perché se non sei conforme a Cristo servo, tu non stai esercitando come Dio vuole la tua autorità. Ecco, l'immagine del bambino, sapete, il bambino è considerato, che capito, il bambino non capisce niente, d'accordo? Diventare bambino non vuol dire diventare stupidi, d'accordo? C'era un padre della Chiesa che dice di devo diventare bambini quanto a malizia, il bambino è incapace di commettere i peccati, questo sì, d'accordo? Pur essendo un essere significante, ma non quanto a intelletto. Immaginate se un cardinale, il papa fosse un ingenuo, cioè, mettere insomma la Chiesa cattolica e i sacramenti e tutto il patrimonio all'udibrio, insomma, no? Non è questo il senso, però c'è questo bel senso. Allora, vediamo adesso lo scandalo, altro tema fondamentale, molto approfondito. Anche qui, se vi giro un'altra volta la sinossi, vedete il paragrafetto dello scandalo,
Matteo ne parla abbastanza, vedremo che Marco dice qualcosa in più, Luca ne parla poco, vedete, sempre destra, Marco è sempre al centro, Allora, Gesù dice, chi scandalizza uno di questi piccoli, questa è la sezione dedicata un pochino ai piccoli, no? Che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina d'asino al collo e venga gettato al mare. Se la tua mano ti scandalizza, taglia, è meglio per te entrare nella vita monco piuttosto che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo, è meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella Geenna. E se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo, è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue, perché ciascuno sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siete in pace gli uni con gli altri. Allora, attenzione, questo è un brano un pochino complesso. Allora, lo scandalo di per sé stesso, lo scandalo in sé, è un peccato pubblico, d'accordo? Cioè un peccato che viene commesso in pubblico e che quindi genera emulazione. Noi adesso siamo sommersi in un mondo dove lo scandalo è diventato pane quotidiano, ordinaria amministrazione, perché quando il bene è chiamato male e viceversa e viene pubblicamente ostentato, addirittura fatto oggetto di approvazioni legislative, da un punto di vista morale i laici possono dire quello che vogliono su questo qui, ma è, come dire, moralmente parlando, un pubblico scandalo da un punto di vista morale. Allora, qui Gesù dice, attenzione, accomodati pure, ma sappi, perché lo scandalo è così grave? Perché in genere la confusione, immaginiamo, cioè, ma voi immaginate anche nella coscienza, come è cambiata la coscienza sociale, no? Perché se una cosa, io quando ho studiato il diritto, si diceva che l'ordinamento giuridico, ma anche questo oggi non è più accettato in giro nella cultura, rappresenta il minimo etico, cioè se tu infrangi la legge non sei una brava persona. Allora, quando io studiavo diritto penale, l'ho raccontato tante volte, c'erano i paragrafetti bestemmia, la bestemmia era un reato, l'adulterio era un reato, l'aborto era un reato, poi tutti quanti, comma abrogato da, articolo abrogato da, articolo abrogato da, capito? Adesso non è che io sono contento se prendono gli adulti e li mandano in galera, ma il discorso è che se una cosa sta nel codice penale, nella coscienza sociale, quella cosa è avvertita come male. Se tu la togli, quella cosa diventa automaticamente bene. Se una cosa è lecita per la legge, da parte della gente comune, normale, che non ha tutta la formazione, non ha studiato teologia morale, non ha fatto, non viene agli incontri biblici, non va a messa tutte le domeniche, non partecipa ai ritiri degli adulti, finito, si può fare. Gesù dice, chi si rende protagonista di questo, ti piaccia o non ti piaccia, ci credo o non ci... piuttosto che fare una cosa del genere, mettiti una macina da mulino al collo e buttati nel mare. Capito? Padre Pio diceva, Padre Pio, se qualcuno anche minimamente approva una legge ingiusta, pensiamo ad esempio alla legge sul divorzio, Padre Pio diceva, chiunque ha votato quella legge e chiunque al referendum abrogativo dovesse dire sì, io sono favorevole al divorzio, moralmente parlando, quando muore Dio gli chiede conto di tutte le famiglie sfasciate da quella legge. Dice, ma io ci ho messo soltanto la firma, non fa niente, ce l'hai messa, capito? Ce l'hai messa, punto. Quindi attenzione, che il tema dello scandalo è un problema grosso, cioè già sono abbastanza i peccati che ci facciamo per conto nostro, evitiamo di farli in pubblico. Poi Gesù con queste immagini, la mano, il piede e l'occhio, designa i modi con cui si può scandalizzare e anche le fonti dello scandalo. Voi sapete che con la mano si opera, quindi tu puoi fare un'opera scandalosa. Con gli occhi si guarda. E quanti scandali colpiscono i nostri occhi? Pensate, non voglio dire per le stesse cose, alla trasformazione dei costumi sociali. Ormai il nudismo è imperante, cioè
io qualche tempo fa mi ritrovavo per una serie di questioni in un certo periodo a dare un'occhiata in giro alla televisione, io dico a parte che non ho tempo di guardarla, ma tu stai a vedere magari una cosa tranquilla, cioè mi è successo in privato, tu ci devono forza mettere la scena con qualcuno di sesso o di nudo o di altro, forza, oggi è diventato praticamente normale, cioè, e io dico ma un poro cristiano che sta volendo vedere un bel film, cioè a me mi è successo in passato e c'erano i giovani e tu pensi che poi prendi un film carino, cioè, che tu lo prendi e puoi farlo vedere, no, io me lo devo vedere prima, perché io al ragazzino in coscienza non gliele faccio vedere in chiesa alcune cose, capite? Ma oggi è un disastro, e sotto la nonchalance, no? Con i piedi si cammina, quindi da che parte vai, i piedi indicano anche, come dire, spiritualmente gli affetti e i desideri con i quali possiamo scandalizzare il prossimo, possiamo scandalizzare noi stessi. Quindi Gesù dice, usa parole forti, la macina da mulina, meglio che ti tagli la mano, meglio che te, che adesso nessuno se ti taglia la mano, che va se no che ti tagliasse un piede, però sono discorsi retorici, questi qua sono figure retoriche, si chiamano iperboliche, per farti capire una cosa talmente grave che guardati bene dal farla, capite? Cioè noi ne vediamo di tutti i colori, d'accordo? Nostro Signore qui sulla terra tollera rispetto alla nostra libertà, è alto il senso di rispetto alla libertà che c'è nostro Signore, però oggi sì, la misericordia è una cosa reale per chi si pente di queste cose, d'accordo? Però i conti poi saranno fatti, ripeto, Padre Pio dice queste cose, io l'ho letto con gli occhi miei, raccontato dai figli spirituali, un film immorale, lui diceva, risponde davanti a Dio anche chi mette un chiodo sul set. Tu dici, ma io mi hanno chiamato a fare legname su un set di un filmaccio. Padre Pio diceva, io non lo so se c'ha ragione, alla luce di questo Vangelo ho qualche perplessità e qualche timore. Se ci metti un chiodo su quel set, sta attento che Dio te ne chiede conto pure a te. Da ogni dalle cose che sono, come dire, atte a provocare scandalo, Dio ci scampi e possiamo starne sinceramente alla larga. Bene, la questione sul divorzio è simile a quella affrontata nel Vangelo secondo Matteo, penso che sappiamo tutti quanti abbastanza bene queste cose. Gesù sancisce assolutamente l'indissolubilità del matrimonio in tutte e due le fonti. Già avevo fatto il versetto, chi ripudia la propria moglie ne sposa un'altra commette adulterio, ma anche se la donna ripudia il marito ne sposa un'altra commette adulterio. San Matteo aggiunge anche che se uno sposa un ripudiato commette adulterio. Quindi la dottrina, diciamo così, di Gesù sul Vangelo, sul matrimonio, attenzione, qui parla del matrimonio in se stesso, neanche del sacramento del matrimonio, è molto severo, il matrimonio è uno e indissolubile. E questo non è un dato che può essere messo in discussione in nessuna forma e in nessun modo. L'ultima parte, andiamo veloci, che stiamo arrivando alla fine, è, vediamo subito le slide, è la parte conclusiva sul discepolato. Cioè abbiamo tre tipologie di discepoli. Adesso si susseguono i racconti del giovane ricco. Dico, tutti quanti lo conosciamo, adesso coglieremo alcuni particolari. Il giovane ricco è chiamato da Gesù. Cioè non è che chiamato, va lui, chiede e poi si mette paura e se ne va, non è capace a fare il discepolo. Poi sta la domanda dei figli di Zebedeo, immagine di quello che i discepoli non devono essere. C'è un intermezzo ancora dove Gesù insiste un'altra volta su chi è il più grande, i discepoli, e poi c'è il cieco di Zerico, con cui concludiamo, che rappresenta proprio l'immagine perfetta del discepolo di Gesù. Pronti? L'uomo ricco. Allora, bisogna notare anche qui alcune particolarità del Vangelo di Marco. Tu penso che l'episodio lo conosciamo più o meno tutti quanti, il giovane ricco. Allora, un tale gli corre incontro, notiamo sempre i movimenti, immaginiamoci la scena, si getta in ginocchio davanti a lui. Il termine greco è veramente forte, qui è meglio leggerlo, è proprio il
eccolo qua, Gonu Petesas. Quindi piega le ginocchia, si inginocchia davanti a Gesù e gli domandò: attenzione, maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E qui subito Gesù interloquisce: buono? Sei sicuro che io sia buono? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Attenti, cosa gli sta dicendo? Se mi chiami buono vuol dire che riconosci che io sono Dio, se no non mi ci devi chiamare. E guardate, dice dei comandamenti: non uccidere è il quinto, non commettere adulterio è il sesto, non rubare è il settimo, non dire falsa testimonianza è l'ottavo, non frodare è il settimo e onorare il padre e la madre è il quarto. Voi sapete che il nono e il decimo sono il corollario del sesto e del settimo. Quali comandamenti mancano? I primi tre. Chi riguardano i primi tre comandamenti? Dio. Quindi gli cita: mi piacerà l'amore del prossimo. Ci ama io tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Quindi nella proposta che gli sta facendo Gesù, Gesù gli sta insegnando la perfezione dell'amore di Dio. Non gliela citate i comandamenti. Attenzione. Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse. Attenzione, fissando su di lui lo sguardo, in greco è bellissimo, emblepsas, e gapesen in greco, quindi l'amore divino questo qui, quindi lo amò di un amore di predilezione immenso, e gli disse: ti manca una sola cosa, vendi tutto, dalle poveri, poi vieni e segui. Qui ancora egli rattristatosi, il testo greco dice, bellissimo, egli rabugliatosi in volto per quelle parole, adesso c'è, boom, cala proprio la tenebra, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. Impressionante. Allora, il problema è: Gesù gli stava chiedendo qualcosa o gli stava facendo un regalo? Questa è una cosa molto importante. Io racconto sempre scherzando, quando mi venne la vocazione, a me venne la vocazione, insomma, che capì che il nostro Signore mi chiamava ad altro, a me mi venne in un contesto esistenziale di una vita già indirizzata in un certo modo, perché ero stato tanti anni fidanzato, ero già laureato, avevo già un ottimo posto di lavoro, con delle ottime proposte lavorative. E più io entro in seminario. Allora la gente andava da mia madre a commiserarla. Già mia madre all'inizio stava buon'anima, un po' in crisi, lacrime, cioè, poi era tutta contenta, tutta contenta, eccetera, eccetera. E la gente andava a commiserare, diceva: ma che gli è successo a Leonardo? Ma l'ha lasciata la fidanzata, ci ha avuto una delusione, che è successo? La commiserazione, perché nella mia mentalità comune io avevo perso qualcosa, perso il lavoro d'avvocato, perso la fidanzata, persa la vita, diceva, cioè, andava a rinchiudersene, uno, intelligenza sprecata, tanto bravo, tanto brillante, capito? Quindi l'idea era: ce va a rimette qualcosa. E non lo so quanti di noi pensano così. Questo qua non serve diventare prete, perché a volte noi lo pensiamo anche, dice, sì, se mi avvicino un po' troppo al Signore, poi tocca pregare più, tocca andare a messa più spesso, chi lo sa che quest'altro si può fare, cioè ci va a rimette qualcosa. Cioè, noi diciamo: attenzione, perché questa è una cosa impressionante. Quindi, e ci invita: se tu pensi che ci va a rimette qualcosa, lascia perdere, tanto lascerai perdere. Cioè un rapporto malato con Gesù. Il problema di questo è che c'aveva molti beni, sì, ma è proprio un problema che di fondo, cioè, ma a Gesù tutti i beni del giovane ricco, ma che ce deve fare lui? Che gliene importa dei beni tuoi? Se ti dice una cosa del genere è per bene tuo, d'accordo. Poi c'è il discorso delle ricchezze, eccetera, eccetera, no? Andiamo a vedere i figli di Zebedeo. E questi gli chiedono, abbiamo già visto,
maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Hai visto, no? Quando andiamo a dire a qualcuno, dice, senti, devo dire una cosa, tu però mi devi dire prima di sì, cioè prima ancora che te lo dico mi devi dire che me la fai. Adesso i giochi dei bambini, la bambina, diciamo così, io devo chiedere una cosa, l'ho fatto tante volte a mio papà, devo chiedere una cosa, però mi devi dire di sì. Aspetta, dimmi un attimo, no? No, era talmente importante che prima ancora, capito? Ecco, concedi di vedere la tua cara da destra o a sinistra. E Gesù dice, non sapete quello che chiedete, eccetera, eccetera, non sta a me concedere, no? La cosa ancora più grave, nonostante quello già successo prima, che avevano parlato, dice, di che cosa state parlando? Di che è il più grave? Ha tomato un tempo a dirgli, prende il bambino, lo mette davanti, a tutti ricominciano. Non solo quelli esagerano, ma quegli altri si arrabbiano, gli altri di si sdegnarono con loro. Quindi quando le sono accorti, ah, ancora? Ma ti avevo detto che il più grande so io a destra e a sinistra. Quindi si sdegna. E allora Gesù ricomincia. Non avete capito bene. Allora, qui la traduzione CEI dice, attenzione. Nel mondo funziona in un certo modo, per noi non funziona così. Ci sono due possibilità, se vuoi essere grande o se vuoi essere il primo. Come abbiamo già detto prima, chi vuole essere grande deve imparare a fare il diacono, deve imparare a fare il servo. Ma attenzione, chi vuole essere il primo, qui dice sarà il servo di tutti. La sinossi, che è traduzione letterale, c'è scritto sarà schiavo di tutti, perché in greco il termine è doulos, non è diaconos. Diaconos iumon, se vuoi essere grande, è proprio diaconos in greco, eh? Ma se vuoi essere il primo, tu devi essere lo schiavo di tutti. Peggio ancora. Quando è che Gesù avrebbe fatto lo schiavo di tutti, secondo voi? Gesù l'ha fatto lo schiavo di tutti, eh? Alla lavanda dei piedi. E morendo in croce, perché la morte di croce era riservata agli schiavi, secondo il diritto romano, e agli humiliores. Gesù non è uno che chiacchiera e dice armiamoci e partite, no no, lui va davanti a tutti. Quindi, l'emblema, quindi quello che dicevo, non devono essere fare i grandi. E poi c'è il cieco all'uscita di Gerico. Guardate questo qui, che piccolo spettacolino, e concludiamo. Giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, sedeva lungo la strada a mendicare. Bellissima immagine. Un cieco che mendica. Sapete chi è il cieco che mendica? L'immagine di tutti noi. La cecità vuol dire l'ignoranza, la non conoscenza della luce del Signore. La mendicità è che noi tutti quanti andiamo in giro elemosinando un po' di felicità, un po' d'affetto, un po' di pace, un po' di vita. D'accordo? Perché ecco, l'immagine. Qualcuno gli dice, guarda che sta passando Gesù Nazareno. Probabilmente già qualcosa questo l'aveva sentito. Allora capisce che questo già gli passa davanti il treno della vita. Comincia a gridare. Qui bisogna immaginare la scena, a dire figlio di Davide, Gesù abbi pietà di me. Bisogna immaginare sta scena, quindi Gesù che cammina, ste folle che lo seguono. Questo qualcuno dice sta passando e questo comincia a urlare come un matto, d'accordo? Allora, a volte dico, ma state zitto, che ti metti a fare tutte queste sceneggiate, ma non c'è tempo, lui ti fermasse, zitto. Allora dicono zitto, no, lui grida ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me, grida. Quindi è proprio l'immagine di chi a un certo punto capisce, cioè io questo lo dico sempre alle persone, le grosse conversioni si hanno quando uno si è proprio stufato, cioè uno deve arrivare al punto, cioè questo cieco e mendicante ci era, noi ci siamo senza saperlo. La grossa svolta della nostra vita avviene nei momenti in cui, per grazia di Dio, prendiamo coscienza che siamo questo e quest'altro, e che se non chiamo Gesù a metterci le mani, qui le cose non cambiano mai. Allora Gesù si, attenzione, Gesù lo vuole ascoltare il grido, perché sennò sarebbe passato oltre. A forza di grida, bellissimo, si ferma. Quindi l'ha trattenuto e dice chiamatelo. Lo chiamano e gli dicono guarda che ti chiama, attenzione,
egli gettato via il mantello. Vi ricordate cosa abbiamo già detto del mantello? Quando l'emorroissa toccava la frangia del mantello, gettare il mantello di Elia vuol dire mi scrollo di dosso tutto quello che è stato della mia vita. Il passato è altra cosa. Via. E vado davanti a Gesù, balzando in piedi. Attenzione, versetto 49. Egeire, balzare in piedi è lo stesso verbo della risurrezione. Egeire, in greco. Quindi, si scrolla del passato e comincia una vita nuova. Va davanti a Gesù e Gesù gli dice: che cosa vuoi che io faccia? Vede la fede, che io riacquisti la vista. Questa è la cosa fondamentale. La vista, sapete che simbolicamente rappresenta la fede. Dammi una fede vera in te. In altre parole, va, la tua fede che intanto avevo di me ti ha salvato, attenzione cosa fa, riacquista la vista e comincia a seguirlo per la strada. Esattamente tutto quello che si deve fare. Cosa deve fare per sapere, per, cioè, come ha cominciato la sezione? Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegare se stesso cosa significa? Scrollarsi di dosso il passato, prendere coscienza di quello che siamo, ciechi, dire non lo voglio conoscere più, voglio altro. E seguo Gesù, disposto ad accogliere quello che lui è, quello che lui insegna e la croce. Bene, fermiamoci per oggi, che abbiamo più o meno completato, e la prossima volta andremo a Gerusalemme sia per vedere il ministero compiuto da Gesù nella città santa che poi la passione e la morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre e nei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.